Buonasera a tutti. Possiamo iniziare? Sì, segretario, procediamo con tempo. Gugliotti, Cassano, D'Ambrosio, De Bellis, Destinato, Ignazzi, Loretto, Lo Spindisso, Nardulli, Ferrone, Rocchi da Giuseppe, Rocchi da Walter, Rubino, Scarà, Tria, Trovici. Voglio ricordare al segretario che il consigliere Rubino mi ha mandato una mail perché non può partecipare all'assemblea perché è impegnato a farlo. Procediamo alla elezione degli scrutatori. Il consigliere Rubino mi ha mandato una mail perché era impegnato a Bari per questo intervento. Sì, da parte del consigliere Rubino che mi ha comunicato che per impossibilità dovute al lavoro non può partecipare. Procediamo alla lezione dei risultatori per la maggioranza il consigliere Ferrone e il consigliere Rocca, per la minoranza il consigliere D'Ambrosio. Ma se non sbaglio, se grazie, possiamo procedere al primo punto. Procediamo alla lettura del primo punto. Approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata per le giunzioni di pagamento ex decreto legge 193 del 2016, coperto per legge numero 225 del 2016. La parola al sindaco. Non viene messa tutte le giorni le interrogazioni. L'unico momento che abbiamo per poter dire qualcosa di nostro. No, hai ragione, non è stato possibile perché c'è stata la convocazione urgente del Consiglio. Il prossimo Consiglio si terrà fra 7 giorni e saranno considerati i punti da considerare. Prego, sindaco. Grazie Presidente. Sapete perché anche a livello nazionale ho seguito il dibattito relativo ad Equitalia, quindi alla decisione del governo, quindi non c'è stato prima il decreto legge 193 del 2016, che è stato convertito nella legge 225 sempre del 2016. Questa legge prevede quindi la possibilità per i comuni, per Equitalia, De Plano, Scaravaglio, lo Stato, quindi tutte le spese che andranno pagate ad Equitalia per tutte le procedure di giunzione, quindi sostanzialmente sono state sgravate, se non sono state sgravate. È stata poi data facoltà ai comuni di regolamentare questo aspetto e quindi i comuni possono disporre quindi una definizione agevolata delle proprie entrate, sostanzialmente quelle tributarie, tutte relative ovviamente al momento in cui c'è una procedura di ingiunzione di pagamento. Quindi rispetto alle somme dovute a titolo di ingiunzione di pagamento, rispetto a quelle somme i comuni possono regolamentarsi per andare incontro ai cittadini, quindi dare la possibilità ai cittadini di pagare somme capitali e interessi, sostanzialmente sgravando loro tutte le spese relative alla procedura di ingiunzione. Sostanzialmente stanno aderendo tutti i comuni d'Italia, perché noi abbiamo ritenuto, mi auguro ci fosse stata una decisione su questo, abbiamo ritenuto di aderire a questa possibilità che il governo ha dato e quindi con questo atto, approvando questo regolamento, vogliamo appunto disciplinare questa facoltà che viene data ai nostri contribuenti e sostanzialmente pensiamo di accentuare un duplice obiettivo, perché questa nostra scelta può rappresentare un'opportunità sia per il comune che
che magari riesce a ottenere la riscossione di crediti ormai vetusti, abbattendo tutta una serie di costi amministrativi e di contenzioso. Dall'altro lato, il debitore, vedendo la possibilità di ottenere una riduzione quindi del debito, che escludiamo quindi le sanzioni, potrebbe essere incentivato. Quindi sostanzialmente pensiamo di raggiungere questo duplice obiettivo, che non è una riflessione che stiamo facendo soltanto noi, ma praticamente tutti i comuni d'Italia, questi già ci stanno riunendo i consigli comunali, anche dei comuni limitrofi. Quindi andando qui nel merito del regolamento, si tratta di un regolamento molto snello che praticamente viene preso sostanzialmente a fotocopia dall'ANCI, e si tratta di un regolamento di 8 punti, se volete possiamo esaminare questo regolamento di 8 punti che sostanzialmente prevede disciplina meno tutta la procedura, sia l'articolo 3 quindi c'è l'istanza di adesione alla definizione agevolata, poi l'articolo 4 c'è la comunicazione da parte del comune di accettazione o quindi dell'istanza delle sicure alla definizione agevolata quindi del debito, e poi c'è anche l'articolo 5, gli importi che possono essere anche oggetto di rateizzazione. Quindi sostanzialmente con questi 8 articoli si va a disciplinare questa possibilità che credo sia opportuno, no? Che tutti quanti noi possiamo dare ai contribuenti quindi del comune di Castellaneta. Abbiamo ovviamente il parere favorevole dei studi dei conti che, mi piace sottolinearlo, hanno rilevato che il regolamento può costituire un utile strumento per contemperare le esigenze dei contribuenti e quelle di riscossione dei tributi da parte dell'ente. Quindi rispetto a questo credo che ancora meglio di me gli stessi editori abbiano potuto sintetizzare un po' quello che è lo spirito, quello che è la razza che ha mosso da prima i legislatori a prevedere questa possibilità dei comuni e successivamente ha dato la possibilità a noi, quindi la nostra scelta, di portare qui in consiglio comunale questo atto al fine quindi di poter adottare questo regolamento. Grazie. Grazie sindaco, ci sono interventi, prego consigliere Ramoso. Io come al solito siamo all'ultimo giorno, ultimo, mi sembra, il 31 gennaio scade il tempo. Primo domani prendiamo. Non abbiamo il tempo per poter vedere, non è stata convocata nessuna commissione, pure la legge è stata fatta sin dal 12 ottobre, se non ricordo male. Quindi si può oggi 10. C'era tutto il tempo per poter fare la commissione per vederlo per bene, perché in alcuni punti sinceramente non è che sia molto chiaro. Ora, forse non è chiaro. Ora, a me sembra che abbiamo pure un altro regolamento, quello per i grandi evasori. Abbiamo due regolamenti, uno per i grandi evasori che non pagano nemmeno la sorta capitale, e uno per i poveracci in cui si chiedono di pagare anche gli interessi. Viene soltanto dopo la sanzione, ma gli interessi e tutto il resto lo devono pagare. Quindi due regolamenti, uno per i grandi evasori di milioni di euro che non pagano nemmeno la sorta capitale, e uno per i poveracci che devono pagare il capitale più gli interessi. Ho finito, grazie. Grazie consigliere. Non ci sono interventi, prego. Dato uno sguardo, volevo sapere prima di tutto qual è la percentuale delle sanzioni per i tributi comunali? C'è una percentuale? Dottoressa. Posso fare un po' il 30% per l'omessa del salento? Perché se non sbaglio, qui dà la possibilità di abbattere non solo le sanzioni, ma anche le nuove mentre noi stiamo provvedendo alla... Ci sono le sanzioni più... Allora, c'è scritto qui, allora,
vediamo, noi abbiamo abbattuto sia le sanzioni, sia le spese di giudizio e anche gli interessi. Interessi moratori, però non interessi, che sono differenti dagli interessi, perché gli interessi moratori sono quelli che interessano. Considerando che parliamo di anni e di milioni di euro, abbiamo fatto una riduzione di 3 milioni di euro. Posso dirti che comunque le somme, non parliamo di somme grandissime, perché rimettiamo che vabbè, tutto ciò che è l'Italia va per legge, quindi non c'è bisogno di regolamentarlo. Le uniche cose che rimangono per l'ente locale sono le ingiunzioni notificate direttamente dall'ente, tipo quelle per le benedine, le concessioni, tutte le ingiunzioni, e poi le ingiunzioni di pagamento che sono ancora in piedi presso la Sogert. All'articolo 3,2 forse c'è un errore quando dice al quart'ultimo rigo oggetto i debiti di cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno. Che significa assumendo assume l'impegno? Articolo 3,2 quart'ultimo rigo. Sì, forse c'è un refuso. C'è anche, tra l'altro voglio. Volevo parlare di un altro refuso, probabilmente di una parola che manca. Articolo 4, per esempio, anche qui no, il comune o il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. Sì, il rigetto perché? Ora spiego perché il rigetto. Perché potrebbe non essere, non potremmo essere non in presenza dell'ingiunzione di pagamento notificata dal 2016, ma notificata dal 2017, per esempio. Oppure potremmo essere in presenza di un precedente debito già realizzato. Quindi non è non è discrezionale, potrebbe anche sembrare così, se il concessionario comune decide se vuole o meno, forse bisognerebbe spiegarlo allora, io non lo devo personale. Poi, sinceramente, ho provato a capire, ma vorrei che mi spiegassi meglio sia l'articolo 6 che l'articolo 7, perché non riesco proprio a capire cosa si voglia, dove si voglia andare a fare. Ovviamente questa definizione agevolata comporta la realizzazione di massimo 4 rate del debito tributario o extratributario. Se io concordo, ovviamente la realizzazione del saldo, uno dei versamenti decade la definizione agevolata del tributo. Quindi sostanzialmente questo. Questo è l'articolo 6 o l'articolo 6? L'articolo 6. Riprendono i termini della prescrizione perché durante tutto il periodo la prescrizione dei debiti rimane cristallizzata e sospesa e quindi poi riprendono tutti i termini nel caso in cui uno non dovesse versare. Quindi forse è il caso di dire, in caso di mancato succede un tardivo versamento anche di una sola rata, non dell'unica rata. Perché dell'unica rata la risposta. Può anche essere dell'unica, perché io faccio la richiesta, il comune mi concede entro il 30 giugno la l'altro invece la definizione agevolata di importi inclusi in accordi o piani del consumatore. Quali sono questi piani del consumatore? Articolo 7, è un unico comma. Invece se ci sono dei procedimenti presenti in commissione tributaria o ci sono dei pignoramenti, delle ipoteche legali, cioè o se ci sono dei giudizi in corso, ovviamente durante il periodo viene tutto bloccato. Quindi non, praticamente non perdono efficacia, rimangono soltanto cristallizzate e così conclude tutto con il versamento dell'ultima rata. Eh sì, ma quando dice in tal caso, in qualche modo, possono essere corrisposte le modalità, i tempi e
eventualmente previsti nel debito di locazione dell'accordo o del piano del consumatore. Qual è il piano del consumatore? A cosa ti riferisci? C'è un piano del consumatore, un piano... Cioè, pur volendo dire sono d'accordo, ma a cosa dovresti essere d'accordo? Sono d'accordissimo con voi, però non ci dovete mettere ogni
Mi spiego meglio. Il passaggio in commissione non è stato fatto sistematicamente, ogni volta mi si dice che non c'è tempo, non c'è stato tempo, non c'è stata possibilità. Credo che ormai sia diventata una scusa, salvo qualche caso particolare dove il tempo realmente non c'è. Quindi se la commissione avesse lavorato, la componente dell'opposizione della minoranza avrebbe potuto esprimere il suo parere. Oggi io, tra l'altro, l'ennesima volta, vedo che il regolamento comunale dice la documentazione resta a disposizione di 4 ore più di un'ora comunale. E anche vero che se volete il voto, datemi il tempo, la possibilità di leggerlo. Chi mattina alle 10:30 la documentazione non è la prova. Perché deve essere pronto nel pomeriggio delle 24 ore prima del Consiglio Comunale. Però leggere un regolamento non significa comprenderlo, significa anche approfondirlo, chiedere dei chiarimenti, fare delle verifiche, chiedere una serie di domande al consigliere dell'interno, se già dici io non lo trovo a leggere in questo momento, lo leggo in legge. Sono accuse da due cose che non sono chiare o poco chiare, quindi ci sono anche dei rifiuti che vanno corretti. Questo è un lavoro che va fatto. Quindi, non volevo entrare molto nel merito, anche se alcuni minacci, non so se è consentito di minare solo le sanzioni, o potremmo, o potevamo andare oltre le sanzioni, cioè eliminare qualche altra spesa, tipo gli interessi, tipo gli obblighi. Ho l'impressione che la richiesta di pagamento in 4 anni entro il 2018 con la sola riduzione delle sanzioni non porterà a molti risultati. Cioè, se l'obiettivo è quello di venire incontro al cittadino contribuente che non riesce a pagare la cartella esattoriale e nello stesso tempo l'obiettivo è garantire al comune l'entrata anche se ridotta, credo che questo obiettivo sarà difficile raggiungere. Perché togliere solo le sanzioni, far pagare entro, se non l'ho detto avanti, 2018, diciamo che ancora diciamo che non ci sono le condizioni per stimolare il contribuente a pagare. Ora io non so se questo è un limite al di là del quale non possiamo andare, questo possiamo fare al massimo, 4 anni, settembre 2018, togliamo le sanzioni tutte e basta, oppure possiamo togliere altro. Possiamo allungare il periodo, io non lo so, ecco che questi tipi andavano e andrebbero approfonditi. Rispetto a questo qualcuno mi può dire perlomeno se questo è il massimo che dovevamo fare, oppure se c'è la possibilità di fare oltre, di andare oltre, di fare ancora di più. Se mi rispondete adesso, siamo in consiglio buono a lei, grazie. Dottoressa. Stavo leggendo questa nota del praticamente l'articolo 6 della disciplina della definizione agevolata parla soltanto delle sanzioni, non fa alcuna menzione dell'interesse minore. Infatti stavo proprio leggendo questa parte, in quanto l'articolo 6 ter introduce una disciplina applicativa specifica e differenziata rispetto all'articolo 6 definizione agevolata dei ruoli, che prevede l'abbono delle sole sanzioni senza menzionare gli interessi di mora, mentre rimette alle decisioni delle amministrazioni locali la regolamentazione dei criteri e delle modalità di accesso alla definizione agevolata. Quindi la formulazione dell'articolo lascia ampi margini di autonomia rispetto ai criteri direttamente normati previsti dall'articolo 6. No, i termini no, entro settembre del 2018, assolutamente, i termini non possono essere allungati. No, quello è il termine giusto. Si può modificare, nel senso che potremmo, un esempio faccio, lì dove sono previsti versamenti in un'unica rata, potremmo prevedere un'unica rata per i debiti fino a 100 euro, per dire due rate, oppure per vedere anziché 4 rate, 5 rate, 6 rate, però sempre l'ultima rata deve cadere nel settembre del 2018. Potremmo stabilire anziché tutti i
prestiti dal 2016 soltanto quelli dal 2010, oppure potremmo prevederlo non per tutte le entrate del comune, ma soltanto per le entrate tributarie, soltanto per le entrate extratributarie. Da quel punto di vista si può regolamentare, da quel punto di vista si può intervenire, ma diciamo sui particolari che sono, diciamo, sono decisi dalla norma. Quindi da quel punto di vista abbiamo lasciato un margine, cioè abbiamo incluso tutte le tipologie di entrate e dell'arco temporale più ampio. Possiamo solo aumentare il fondo delle entrate per importi grandi, possiamo anche specificare. Può essere un deriore possibile, se vogliamo. Non,
non si potrebbe avanzare niente la richiesta. No, per cercare di capire la cifra, vedrebbe non ha pagato per 5-6 anni di IMU, per esempio. Ma ci deve essere l'ingiunzione di pagamento, se c'è l'ingiunzione di accertamento, non è un'ingiunzione. Okay, quindi soltanto... E quella ai sensi della legge del E in quel caso vengono comunque tutti... Dipende da sì, da chi può chiedere, se ci sono, se ha delle ingiunzioni per 5, 6, 7 anni, pari a qualità, può chiedere ed è unica, cioè vengono tutti accorpati, giusto? Quindi a questo credo lo dica, io non l'ho seguita tanto da vicino, però l'articolo 4, così, al comma 3, quando dice la definizione agevolata per prevista al presente articolo, articolo disciplinare, comunicazione, accettazione di nemico, può riguardare il singolo debito, non c'è un giusto di pagamento, quindi anche un'ingiunzione magari attuale, anche tu puoi anche discutere, quindi nasce l'articolo un po' come di più. Vediamo magari un altro decimale. Per capire le cifre potremmo parlare chiaramente, quindi può essere la cifra minima o più. Quindi ciò che può fare l'intervento che vediamo sulla proposta. Prego, consigliere. Io vorrei fare una prima considerazione su i provvedimenti che servono per chiudere una vicenda che riguarda una inadempienza da parte del contribuente. Cioè, vorrei fare alcune considerazioni sul significato stesso e sui contenuti delle sanatorie, di tutte le sanatorie. Le sanatorie, a mio modo di vedere, sono sempre atti ingiusti. Partiamo da questo presupposto, cioè servono per mettere una pietra tombale su una violazione di legge, su una violazione di regolamenti comunali che viene consumata dal cittadino. Quindi rendiamoci conto che partiamo da questo presupposto. La sanatoria è sempre un atto ingiusto. Ingiusto non nei confronti del cittadino inadempiente, ma nei confronti dei cittadini che hanno regolarmente pagato alle scadenze. Ora, questo non significa andare alla croce addosso al cittadino inadempiente. Il cittadino spesso non paga perché non può pagare, perché la pressione fiscale è indecente, a dir poco indecente. Soprattutto in certi casi la pressione che riguarda la fiscalità locale, cioè quella dei comuni. Voglio fare un solo esempio. Pensiamo per esempio a quello che accadrà quando arriveranno gli avvisi ai cittadini per la tassa rifiuti urbani nel prossimo anno. Nessuno sta, cioè nel prossimo anno pensando di stare ancora nel 2016, quindi quando arriverà la cartella per il pagamento della TARI quest'anno, i cittadini si accorgeranno che la pressione fiscale già di per sé indecente è diventata indecente all'ennesima potenza. Responsabilità gestionale dell'amministrazione comunale che vengono scaricate sulle spalle dei cittadini. In pratica, che cosa voglio dire? Voglio dire che nel 2016 è stato appaltato il servizio di intervento urbano. È stato appaltato ad un prezzo a base d'asta già di per sé superiore di 700.000 euro all'anno in più rispetto alla gestione criticatissima da noi, che abbiamo anche denunciato nelle sedi opportune, della gestione della ditta pubblica. Cioè in pratica una pressione fiscale locale per quanto riguarda la tassa dei rifiuti solidi urbani, già indecente di per sé, adesso è indecente all'ennesima potenza. Cioè bisogna scaricare sui cittadini 800.000 euro in più di spesa assolutamente ingiustificata, perché il servizio è rimasto tale quale. Non c'è ancora la differenziata, non c'è ancora la differenziata porta a porta. Cioè in pratica nel contratto attuale, quello che probabilmente non è stato ancora firmato, o se è stato firmato, nonostante la nuova ditta stia già lavorando da ben sei mesi senza contratto, bene, si parte da un prezzo a base d'asta di 800.
ha qualche giustificazione. Ripeto, la sanatoria è un atto ingiusto nei confronti di chi paga, ma chi non paga ha anche qualche giustificazione. Ho voluto fare l'esempio della TARI 2017, quando arriveranno le cartelle, i cittadini troveranno un ulteriore aumento rispetto ad un pessimo servizio reso alla cittadinanza. Allora, abbiamo trovato la giustificazione per i cittadini, il provvedimento ingiusto in linea di principio, in via generale, comincia a diventare assimilabile da parte nostra, condivisibile, comincia ad essere varabile, approvabile. Ma io voglio sollevare altre questioni. Questo provvedimento sarà efficace? Ci aspettiamo da questo provvedimento magari chissà quali risultati? Oppure dobbiamo cominciare a tener conto che ci sono alcune condizioni ostative che rendono questo provvedimento, diciamo, pannicello caldo che non risolverà il male? Voglio fare un primo esempio. Pensate, ad esempio, alla tassa occupazione giovanile. Chi non ha mai pagato e quindi non ha avuto avvisi di accertamento, eccetera, e quindi sia oggi moroso, continuerà a non pagare. Continuerà a non pagare. Tutto quello che non ha pagato in questo quindicennio, sedicennio, sarà cancellato, non si recupererà niente. Basta guardarsi attorno e si vede che ci sono alcuni esercizi commerciali che occupano marciapiedi, che occupano in via stabile, addirittura con strutture ormai stabili, suolo pubblico, e che non hanno mai pagato e continuano a non pagare. Altra questione, io sto chiedendo inutilmente, vanamente, ogni giorno quasi, sto salendo sul comune e devo rincorrere per avere delle risposte a delle notizie semplicissime relative all'ICI e all'IMU, quindi alla situazione dei pagamenti di alcune grandi ditte per l'ICI e per l'IMU. Devo fare la rincorsa della dottoressa Capriulo quasi ogni giorno nei corridoi, perché non riesco ad avere queste risposte che io ho formulato verbalmente, per iscritto ripetutamente. Ora, voce ufficiosa è che si è persa la memoria, cioè il cervellone per quanto riguarda il CIU è andato in tilt, si è persa la memoria. Immaginate un poco i grandi evasori di CIU se si affretteranno domani a fare la domanda di rottamazione dei loro debiti pregressi, se non c'è mai stata intenzione. Prego. A questo proposito volevo giusto specificare una cosa, che i dati non è che sono presso l'agenzia delle entrate, i dati ti sono presenti, bisogna prenderli, scaricarli e rielaborarli, riportarli, non è che si sono persi completamente. Cioè io ora non riesco ad avere, devi fare l'interrogazione, non riesco a vedere, ma i dati non sono persi. Questo le elenchi tutte le domande che io ho fatto per iscritto che non hanno avuto risposta da parte sua, le ho portate adesso. Quindi eviti, no, se è necessario mi interrompa tutte le volte che vuole, però eviti di mettere altra carne a cuocere, perché sono in grado di smentirla sempre con documentazione scritta, con lettere protocollate regolarmente a lei, regolarmente consegnate, non più tardi di ieri quando lei stava parlando con il dottor Peruzzelis. Io mi resi conto che stava facendo delle cose sicuramente serie, e quindi se ripasso domani, oggi giravo, ma non riuscivo a rintracciare, ma è soltanto l'ennesimo che risolve. Ma chiudiamo parentesi, per carità di pace. Allora, ho fatto prima considerazioni sull'aspetto morale che c'è sotto tutte le sanatorie. Adesso ho fatto altre considerazioni sulla faccenda dell'efficacia di questo regolamento, di questo provvedimento.
affidamento di cui voi siete stati precursori a febbraio dell'anno scorso, quando è stato fatto il regolamento per i grandi evasori, quel regolamento a cui faceva allusione prima il consigliere D'Ambrosio. Lei è per dire che aveva visto il decreto prima ancora della firma, che noi eravamo stati, voi eravate stati gli antesignani, ma mi pare che, visto che si trovava lì, poteva ispirare un'ulteriore correzione di questo decreto e prevedere gli interessi, no? Perché voi siete stati gli antesignani anche dell'abbattimento degli interessi per i grandi evasori. Oppure, visto che si trovava lì a Palazzo Pini, poteva pure suggerire di non fare in quattro rate, dice la legge, al massimo quattro rate, articolo 6, quattro rate. Quindi questi tentativi di andare a 5, a 6, a 7, a 8, probabilmente sono tentativi che cozzano contro un muro rappresentato dall'articolo 6 del decreto 193 convertito in legge 225 del 2016. Per cui si poteva anche lì suggerire, visto che voi eravate stati gli antesignani il 12 di febbraio e poi addirittura due mesi dopo, il 12 aprile, avevate portato la fine del pagamento del debito di 8 milioni e 200 mila e 300 mila fino a 10 anni, probabilmente una ventina di rate, se stiamo parlando di rate semestrali, oppure 10 anni se si tratta di rate annuali, 10 rate. Oggi i poveracci, diciamo i piccoli evasori, devono pagare in 4 rate in un anno, da adesso un anno e qualche cosa, un anno e mezzo entro agosto, entro la fine di agosto. Diciamo i piccoli evasori. I grandi evasori hanno un regolamento sontuoso, che è quello che voi avete approvato con la delibera del Consiglio Comunale numero 10 del 12 febbraio, modificata da una successiva, la delibera due mesi dopo, la delibera numero 18 del 12 aprile 2016. Ora, io lamento, come hanno fatto i consiglieri che mi hanno preceduto, di non ritardo nell'affrontare questo problema. Questo è un problema serio nel quale le opposizioni, chi parla, avrebbe potuto dare un contributo notevole anche per cercare di spostare queste angolosità che ho messo in risalto, queste diversità di comportamento che ci stanno nei vostri comportamenti, sia per quanto riguarda i grandi evasori che per quanto riguarda i piccoli evasori. Cioè voi, per il gruppo Nuova Concordia, avete abbattuto gli interessi. Uno, avete dilazionato fino a 10 anni il pagamento del debito. Due, tre, avete anche stabilito un tetto per i debiti fiscali, un tetto a ribasso. Avete stabilito, non ve lo ricordate più, ve lo ricordo io, avete detto che questo regolamento vale soltanto per debiti fiscali pari o superiori a 20.000 euro. Cioè avete detto, questo regolamento privilegiato vale solo per i grossi? Avete scritto questo? Lo avete approvato? Avete scritto questo? Per cui adesso ci troviamo davanti a due regolamenti per la grande evasione della fiscalità locale. Quello delibera numero 10 e delibera numero 18, 12 febbraio rispettivamente, 12 aprile 2016, per i grandi, per i piccoli, la delibera che uscirà da questo Consiglio Comunale. Quindi ritardi nella fronte del problema. Eravamo alle prese, chissà per quale problema, quasi tratta di convocare la Commissione. Le domande del professor Agostino del Peris poc'anzi hanno dimostrato che molte questioni potevano essere risolte in una seduta di commissione. Per la delibera numero 10 fu convocata la commissione più volte, per la delibera di oggi non è stata convocata.
entrato in vigore il decreto legge 193, convertito in legge 225 del 2016, dal 3 dicembre in poi sono passati 58 giorni. 58 giorni, durante i quali poteva essere convocata la commissione, poteva essere convocata il Consiglio Comunale. Ora, io nel merito mi sono anche espresso, mi riservo eventualmente anche in dichiarazione di voto di comunità. Io vorrei farvi una proposta, non provocatoria, una proposta concreta. Noi vogliamo affrontare, vogliamo avere un approccio positivo nei confronti di questa deliberazione. Non è stata convocata la commissione, bene, il Consiglio Comunale lo si può riconvocare domani in prosecuzione. Domani si fa ancora in tempo, domani è l'ultimo giorno, non oggi. Si può convocare il Consiglio Comunale per domani e alla fine di questo Consiglio si riunisce la Commissione oppure la riunione dei capigruppo e si apportano tutte le modifiche anche per correggere quei refusi che sono stati indicati poc'anzi dal consigliere del Paese. Per cui non sto chiedendo una dilazione dei tempi, una dilatazione per cercare di perdere tempo, come si può dire, oppure per cercare di creare un traccio. L'approccio è positivo. Alla fine del Consiglio, senza continuare la discussione su questo punto, si affronti con una riunione qua dentro stesso e si aggiorni a domani il Consiglio. A domani il Consiglio così si fa una cosa seria, una cosa seria. È una proposta che io faccio. Grazie, consigliere. Prego, grazie Presidente. Volevo giusto fare un po' il punto della situazione perché credo che ci sia un po' di confusione e forse l'occasione è ghiotta per fare un po' di passare alla politica, perché abbiamo iniziato a parlare di rifiuti che nulla c'entrano con la questione di oggi. Sono state dette tutta una serie di inesattezze. Io concordo fatta rispetto all'istituto della sanatoria, in teoria non avrebbero fatte sanatorie. Concordo pure su quanto è stato detto prima, ma i cittadini vengono vessati, non è che non vogliono pagare, non possono pagare, fin qua. Stranamente ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda. Perché non possono pagare? Subito dopo siamo andati fuori strada, no? Dice perché il comune di Castellaneta fa pagare di più, arriveranno cartelle, richieste di pagamento della TARI esorbitanti. Sta succedendo una cosa semplicissima in Puglia, mi meraviglia che sia sfuggito a qualcuno che ha parlato prima di me. I progetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani non vengono legati dal singolo comune e dal 2000 ad oggi ormai c'è l'altro ambito di raccolta ordinato e si stanno inserendo tutta una serie di nuovi servizi nella raccolta che non prevediamo, sono previsti dall'ARO e gli importi relativi alle spese di raccolta dei rifiuti urbani non li determiniamo necessariamente noi, ma li determinavamo. E se è vero che determinati servizi magari richiedono un esborso maggiore per quel che attiene la raccolta, va da sé, questo è l'auspicio, questa è la fase di transizione, va da sé che se si aumenta la raccolta differenziata, quei maggiori costi di raccolta e i rifiuti dovrebbero essere equilibrati da un maggiore sforzo per il conferimento di scarica, perché l'indifferenziato dal quale la montata complessiva dell'indifferenziato dovrebbe essere inferiore rispetto a quella degli anni precedenti. Siamo esattamente in questa fase di transizione, se volete sui rifiuti lo approfondiamo quando dove volete il tema, ma oggi che di tutto si tratta tranne che di rifiuti, gettare così questo argomento. Quando invece al comune di Castellaneta, una mia modestissima opinione, i cittadini non avrebbero dovuto per niente pagare le tasse sulla raccolta dei rifiuti, quando c'era aperta la discarica, dovevano essere i signori gestori della discarica a pagare il servizio di raccolta dei rifiuti. Però se dico questo, probabilmente qualcuno pensa che la voglio buttare in polemica e lascio perdere, però sui rifiuti c'è molto da approfondire, io non sottraggo per chi mi conosce alla discussione. Così come cioè si è parlato dei grandi contribuenti, io voi non voglio sorridere perché può mancare la mancanza di questo
esprimeranno anche altri rispetto nei confronti di chi parla, ma anche e soprattutto nei confronti del Consiglio Comunale di Sant'Agostino Sud, come massima assise di questo comune. Ma siamo veramente a ridicolo su tante cose, perché quando si dice ai grandi, e mi dispiace che lo hanno detto quasi tutti, perché all'inizio ho visto un approccio diverso anche da parte di Rovira e del Bellis, no? Ai grandi contribuenti vengono dati maggiori possibilità. Non è vero. Perché? Quando è stato modificato il regolamento rispetto alla possibilità per i piccoli contribuenti di fare una transazione e aderire alla, poter pagare, aderire quindi alla richiesta dell'amministrazione con una serie di agevolazioni, abbiamo applicato una normativa nazionale. Rispetto, loro dicono, ai grandi contribuenti, rispetto al gruppo Putignano, aggiungo io, ricordiamoci Putignano, che non ho fatto venire io a questa ranetta per capirci, rispetto al gruppo Putignano abbiamo applicato una normativa nazionale, cioè abbiamo fatto un, non copico, un taglia, abbiamo preso proprio a pieno una parte della legge relativa alla ristrutturazione del debito e l'abbiamo messo nel regolamento comunale, va bene? Sostanzialmente ha detto bene prima il consigliere Lorenzo, siamo stati antesignati. Perché questa che stanno facendo, che stiamo facendo oggi, quella che un mese fa ha fatto il governo, praticamente il Parlamento, in sede di conversione del decreto legge, noi lo abbiamo fatto qualche mese prima e abbiamo sgravato le sanzioni e qualcuno ci diceva che non si potevano sgravare le sanzioni. Lo ha fatto subito dopo il governo, sostanzialmente aderendo a quella che è stata la nostra impostazione. Su cosa avremmo agevolato questo grande contribuente? Fermo restando che non abbiamo scritto il gruppo Putignano. Chiunque si trova in situazione di fallimento e aderisce all'istituto della ristrutturazione del debito, si chiama Putignano, si chiama Deggiano, chiunque sia, può aderire. Questo abbiamo detto. Perché è già in una procedura fallimentare. Cioè chi si trova in questa procedura fallimentare può fare questo. C'è la legge nazionale, non lo dico io. Rispetto a questo, se le sanzioni ora, quelle di Equitalia le hanno sgravate per legge, quelle legate alle aggiuntive dei comuni le stiamo sgravando noi come le stiamo sgravando tutti i comuni d'Italia, cosa avremmo fatto di trascendentale rispetto a questo grande contribuente? Perché noi dobbiamo ragionare sulle carte e sugli atti. Cosa avremmo fatto? Gli avremmo abbonato degli interessi. A conti fatti, così non è. Perché nei conteggi che noi abbiamo presentato al gruppo Putignano abbiamo inserito oltre 100.000 euro che sono grosso modo gli interessi legali che avrebbe dovuto pagare. Andiamo avanti su questa famosa transazione. Noi ci siamo trovati rispetto a un bivio, noi ci siamo trovati rispetto, possiamo affrontare tutte le discussioni che volete, leggermente ci sono preparati. E forse è stato un errore richiamare il consiglio del 14 dicembre, consiglio del Lorenzo. Dove gli andate delle cose sante? Perché è da scrivere, a merito di questa amministrazione, non dico del sindaco, la risoluzione di un problema che tanti altri sono stati capaci di risolvere. E quando noi abbiamo suggerito al governo e alla regione, pur non avendo qui cariche regionali e cariche nazionali, oggi a Castellaneta, credo che vada. E quando lei dice scherzando, bene avrebbe fatto a suggerire qualche ulteriore modifica, in realtà lo stavamo facendo, sto sbagliando, non dovreste capire. Eravamo in diretta con alcuni componenti della commissione bilancio della Camera, cioè uno del Senato, quando ci hanno detto, signori, è orientamento del governo, recepire la richiesta dell'ANCI, perché questo che stiamo oggi cui stiamo dotando il nostro comune in esecuzione di una legge nazionale, sostanzialmente è stata proposta dall'ANCI, ANCI Puglia e ANCI Nazionale. Il governo si è orientato nella quella richiesta dell'ANCI Nazionale. Ora, modificare la richiesta dell'ANCI Nazionale non ci arriviamo per il momento, in futuro. Quindi, rispetto a questo, non abbiamo fatto nulla di trascendentale. Oggi stiamo ricevendo un regolamento che è rivolto a tutti
legge prevede discipline particolari per contribuenti che si trovano in situazioni particolari, non c'è bisogno di una laurea in economia, commercio, giurisprudenza per sapere tanto, basta sfogliare la legge. Ma rispetto, se poi entriamo nel caso specifico, volevo entrare nel merito del gruppo Ottiniano, al quale farei una discussione sulla genesi, un po' come dire, del gruppo, dell'investimento, della crescita del debito, farei una discussione, ma potremmo stare anche 3-4 ore a discutere, forse anche di più. Rispetto a questo non abbiamo fatto nessuno sconto, perché ne abbiamo tolto le sanzioni come le ha tolto il governo. A tutti. Rispetto agli interessi, nei conteggi siamo riusciti sostanzialmente a recuperarli, ma la cosa che non è stato detto, e mi meraviglio di dire tutti i nomi di tutti, la cosa che non è stato detto, che noi su 8 milioni e 300 mila euro che stiamo riuscendo a incassare dopo anni che il grande contribuente non pagava, una metà ce la sta dando subito, 2,7 li ha già versati, cash, li ha già versati, nessuno ci credeva, anzi c'era qualcuno che mi sfidava. Se il gruppo Ottiniano dovesse pagare, noi, vabbè, poi tra qualche mese ne parleremo più diffusamente. 2,7 li ha già pagati, 1,3 in questi tre giorni, quindi sul 100% del debito il 50% lo paga subito. Incominciamo a mettere i puntini su lì, quindi non stiamo dando, 10 anni sono pagati, non sono 10, sono scesi a 8, fate un attimo di conteggio. Non stiamo dando 10 anni su 8 milioni e 3, stiamo dando 8 anni su 4 milioni. D'accordo? Primo tassello. Dice, ma perché stiamo dando 8 anni? Io avrei dato la libertà, perché? Ve lo dico lentamente. Uno, perché ci paga il 2% di interessi su quegli importi. Invece qui si applicano solo gli interessi legali che sono lo 0,4%. Quindi sull'importo che noi stiamo realizzando ci pagano il 2%. Ma quel 2% sapete a cosa serve? Perché il minuto dopo che viene omologato il piano del gruppo, e poi non è del gruppo Ottiniano, è del fondo Serenissima, che arriverà al gruppo Ottiniano, finalmente, come dire, non avremo più rapporto con il gruppo che altri hanno fatto venire a Castellaneta. Quando passerà e sarà omologato il piano, quel credito noi possiamo semplicemente scondarcelo in banca. Quei 4 milioni residui noi andiamo in banca, è un credito che andiamo a mettere nell'incasso e la banca ci chiede di pagare l'1,7, motivo per cui, arrotondando, abbiamo chiesto a questo grande contribuente di pagarci il 2%, perché sono i soldi che dovevano pagare la banca, che non è arrivato a pagare. Quindi noi sostanzialmente così facendo siamo già riusciti con una parte a recuperare il debito, il nostro credito, il loro debito, e continueremo a recuperarlo in tempi molto più brevi di quelli che sono stati descritti. Quindi dire che abbiamo due regolamenti, poi altro passaggio del regolamento per chiudere. Quando si dice ma perché non facciamo la commissione, ha detto prima il consiglio di Roma, no? Se ci sono proposte da fare, noi le vuole, lo possiamo cambiare le cose. Non è che ci Renzi o Emiliano. Quindi se ci sono proposte relative al regolamento o agevolazioni che possiamo noi con la nostra fiscalità locale prevedere per determinate categorie di cittadini e ambienti, ci fermiamo e ne parliamo. Oggi siamo qua, sì, forse in ritardo, ma siamo qui per applicare una normativa nazionale che ci impone una determinata scadenza temporale. Rispetto a questo, dice, ma noi sospendiamo il governo. Ma mi chiedo, perché al di là delle richieste di chiarimento di questo tipo del permesso, al di là della proposta del consigliere Rotila di aumentare il numero di rate, che io già ritengo fastidibile e dico di sì, al di là di questo, visto che i paletti ce li ha imposti la legge, e visto che grosse proposte non ne ho viste arrivare dagli altri, perché io sono il primo che ha lamentato all'ufficio la presenza di alcuni refusi e mi meraviglio che su 8 articoli, sto parlando di regolamento di 500 articoli, se non sono visto per legge, stiamo parlando di due facciate. In queste due facciate mi sono accorto che manca un arco strumentale.
Perché se voi leggete all'articolo 4, comma 2, mi dicono che ha sbagliato lì, per l'Ange, non so che ha sbagliato, ma male abbiamo fatto a verificare. Lo dico senza voler dire, perché mi piace vedere su questa. Allora, l'articolo 4, comma 2, dice: il pagamento della prima unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina la revoca automatica, cioè il pagamento determina la revoca automatica. Io credo che il mancato pagamento anche di una sola rata determina la revoca automatica. Quindi per chi dice fermiamoci, studiamo, facciamo solo sostenere, perché bastava leggere il comma 2, e poi prima del consiglio ti ho detto la ragione, credo che ho accusato anche tutto sbagliato. Quindi a chi dice fermiamoci, ma perché non abbiamo avuto tempo, bastava spogliarsi, e per spogliarsi due pagine c'è bisogno di 10 minuti, non di 24 ore come da regola. Al netto di tutto questo, al netto di tutto questo, mi sembra non abbiamo cambiato da lanci per questo qua, sì, e perché ha sbagliato lanci, ha fatto lanci refusi, non viene da me. Io ho fatto la stessa domanda che io faccio, però voglio dire a Agostino, se lo spirito è costruito, siccome non c'è bisogno di andare in Cassazione, in questa sua opera, ma non per questo, voglio dire, gli 8 articoli ce li siamo letti, ci fermiamo un attimo, o approfondiamo pure. Ma quando diceva prima, no, tante cose non funzionano, prima ne una, perché io aspettavo che mi dicessero che mancava un termine qua, quando non mi viene a dire, no, ma non tanto. Andando al suo. Quindi rispetto a questo, io credo che oggi non abbiamo grosse decisioni da prendere, perché così sgonfiamo questa commissione, con tutto rispetto alla commissione che ho fatto sempre parte in passato. Allora, ripeto, non è stato toccato in sede di conversione, al
relativamente ai carichi inclusi in ruolo, affidati agli agenti della riscossione del genere. In ruolo si riferisce ai ruoli del settore, cioè quelli presenti da Equitalia. Ho capito, ma questa è una norma generale. Poi l'articolo 6-ter riguarda specificamente i comuni. Infatti, ho detto è giusto non limitarsi nel ruolo. Una norma di carattere generale. E lui dice che i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30,1, eccetera, eccetera, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 30, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate. Questo è il quello vale per l'Equitalia e per il ruolo, iscritti in ruoli non in giunzione di pagamento. La sua lettura, una mia lettura che viene vedere questo. Ma voglio dire che sta scritto nella legge come norma generale per la definizione agevolata del debito fiscale, sta scritto che al massimo è entro 4 rate. Io lo porto come argomento di questo. Grazie. E comunque, ma il
Sì, ma voglio dire, 4 milioni è andato il fondo, devi dire grazie che siamo riusciti. Sì, a poi abbiamo avere richiesto fondo, come c'è un nome del fondo. Ma la richiesta? No, non devi avere. Stanno pagando. Va bene, stanno pagando. E comunque io pagherò, ha detto Putignano, se mi rilasciate i permessi a costruire. Sta scritto, se mi dati che riesci a costruire mi fate raccontare tutti gli stati di testa nella marina. Non è affatto così, sta scritto, così sta scritto. Grazie consigliere, non ci sono altri di grazie, prego consigliere. Era gratis il conferimento dei rifiuti in discarica, ma non era gratis.
operati, il trasporto dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti, che veniva fatta con gli operati comunali, veniva fatta con gli operai assunti, i cosiddetti lavoratori. Non c'è la spesa aggiuntiva. Questi venivano pagati dal comune. Non c'è la spesa aggiuntiva. Cioè, stavo dicendo che componeva di due voci, raccolta, trasporto in discarica. Chiaro, quello era a carico del comune e qualcuno doveva pagarla per la spesa. Prima questione. Ciò che era gratis era lo sbattimento in discarica. Chiaro? Lo sbattimento in discarica consentiva di non aumentare la tassa di uso dei urbani per tre. All'epoca del Sindaco Martellotta, sì, avevamo già la discarica. Chi c'entra? Si andava. No, quell'aumento abnorme che fu decretato nell'autunno dell'88, assessore dottor Roberto Rizzo Bonanni, assessore alle finanze, quell'aumento servì perché erano già affiorati i debiti con il bilancio. Si disse all'epoca per 3 miliardi di vecchie lire. Poi si scoprì che erano 4 volte di più, con Magnata si arrivò a 7 miliardi, poi dopo a lungo del 91 si arrivò a 5-12 miliardi. Cioè quell'aumento fu decretato per pagare i ciòffi del comune, i debiti del comune, non perché c'era un aumento di spese per il servizio di raccolta dei soli giornali. Prima questione. Seconda questione, troppo Polignani l'ha fatto venire qua, sì, ma poi io già l'ho corretta una volta, lei non può insistere nel dire delle palle ad Annibale Catenaccio che dico se sui pedali, quindi palle se sui pedali, oppure supercazzola per dire con Travaglio, oppure super palla come ho detto poc'anzi. Il gruppo Polignano è venuto a Castellaneta all'inizio degli anni 70. Non ero nemmeno iscritto al vecchio Partito Comunista, cioè in pratica c'era il sindaco, quale sindaco speriamo credo di noi figli amici possiamo parlare, che disse al papà di Nuovo Pignano, tale Giovanni Pignano, che conosciuto che aveva avuto disse tutto questo progetto di lottizzazione che voleva fare Sofia Bona all'epoca te lo vai a fare da una buona parte, se no tu diventi un padrone del mio territorio, ed è stata respinta con la sua. Sostanzialmente era quella che è stata ripetuta. Lì dovrebbe stare la storia di questa maniera. Che inventa delle pagine di storia di volta in volta, con una freschezza, una fluidità, con una, dico, una faccia tosta, insomma. Cioè, voglio dire, mi vuole far vedere l'atto dove sta scritto quello che dici tu? Perché il programma Ionio Europa, che prevedeva 50.000 posti di letto, nel territorio di Castellaneta Marina è stato bocciato da altri soggetti giuridici che stanno a Roma, non stanno nella nostra zona. Poi fu dimezzato a 25.000 posti letto, poi è venuta la variante 9 aprile 1980, amministrazione professor Giuseppe Romano, che invece ha reso possibile l'insediamento. Quindi il gruppo Polignano intanto stava all'inizio degli anni 70. L'onorevole Semperato non ha messo nessun veto, a meno che lei non abbia qualche documento a me sconosciuto dal quale si evince una circostanza come quella da lei riferita, che è una super palla. Io lo dico in anticipo perché non lo troverà mai questo documento che testimonia il no di Semperato a quell'investimento. Poi ha detto un'altra super palla, ha detto che ciò che ho detto nel Consiglio, ciò che lei ha detto nel Consiglio Comunale del 14 di dicembre è qualcosa che va scritto al nostro merito, perché abbiamo scritto il governo, il Parlamento a fare questa modifica
2006, quando si discuteva la delibera di consiglio comunale numero 10, cioè la modifica del regolamento della IUC, quella, cioè praticamente la sanatoria per i grandi evasori, quella che noi abbiamo definito la sanatoria per i grandi evasori, l'abbiamo detto allora che stava lavorando per una modifica legislativa sia l'Ordine Nazionale dei Commercialisti sia l'ANCI, però diciamo dei jure condito, cioè in base alla legislazione vigente all'epoca, quella operazione, quella deliberazione non si poteva fare e continuo a dire che non si poteva fare nonostante questa modifica legislativa. Ora io aggiungo adesso, oltre all'ANCI e oltre alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con un documento che possiedo, che se vuoi glielo lascio, documento del 31 gennaio, era necessario clonarlo per la sua efficacia.
consigliere, non veniva pagato il conferimento di discarica, venivano pagate solo le spese di raccolta. Allora, innanzitutto tutto gravava sul bilancio comunale in maniera indistinta prima. Oggi la legge impone, ditemi sbaglio pure su questo, oggi la legge impone che le spese di raccolta e smaltimento siano al 100% a carico dei cittadini con una disciplina completamente diversa di gestione del bilancio. Questo è vero, succede oggi. Allora, rispetto a questo, io quando parlava delle due voci, no, dice una voce è raccolta, un'altra voce è conferimento di discarica. Raccolta, trasporto e conferimento di discarica. Io cerco di spiegare una cosa semplicissima e lo ripeto, che io non avrebbe dovuto pagare neanche le spese di raccolta e trasporto. Perché? Perché per tutto quanto ci hanno impegnato con la benedetta discarica, con le royalty avrebbero dovuto sopperire a tutto quello che noi abbiamo pagato, come è successo in altre parti d'Italia. E vado oltre, Thank you.
provocazione, una provocazione che ha fatto il sistema del sistema. Ah, oggi abbiamo. Allora, non lo possiamo modificare. Possiamo modificare questo rimanente. Noi possiamo modificare le prima sincisa, questo valore rispetto a spendere il governo. Sì, ma chiedo scusa. A riferimento a quello che ha detto il consigliere collega Rocchino, allora noi possiamo inserire nelle rate che vanno da 4 a 8, hai detto. Allora aggiungiamo da 4 a 8. Ma la proposta non sono la prima operazione. Dopo due ore siamo qua. Ok, solo queste, due righe sono. La proposta è semplicissima. Devo dare atto, fortunatamente, che
che abbiamo anche riscoperto uno spirito di comunità, perché tutti quanti castellanita si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato. Questa può essere anche l'occasione, credo sia anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che non hanno esitato, hanno lasciato tutti gli altri interessi e si sono dedicati al nostro territorio, ad aiutare il prossimo e anche tutte le forze dell'ordine, i carabinieri, la forestale, le associazioni di volontariato, tutti i vigili urbani, tutti hanno dato il loro contributo, compreso anche tanti imprenditori locali che non si sono tirati indietro rispetto alla chiamata arrivata ovviamente all'improvviso da parte del COC, del nostro centro operativo comunale, e rispetto a questo non hanno fatto mancare il loro sostegno. Quindi c'è stata una prima fase, che ha visto la necessità di garantire la viabilità su quelle che sono le arterie urbane principali, quindi abbiamo garantito l'accesso all'ospedale, abbiamo garantito l'accesso alle caserme. Abbiamo anche sopperito a mancanze di altri enti, tanto se la provincia non è che abbiano brillato, perché strade provinciali piuttosto che la strada di collegamento da Castellaneta verso la Terza, che era pienissima di vive, c'è stato grossissimo rischio, stava andando in corto la centrale Terna. Dovete sapere che la centrale Terna non rispondeva più in remoto, quindi non riuscivano più a contattarla. Si sono presentati tecnici sotto il comune e hanno detto: accompagnateci alla centrale Terna, se no qui salta la dorsale, si restano senza corrente per seguire giù. Rispetto a questo abbiamo tolto i mezzi dalle strade e le abbiamo spostate tutti sulla strada, tutti i mezzi sono stati spostati lungo la strada che porta da Castellaneta alla Terza e abbiamo consentito l'accesso dei tecnici Terna alla centrale. Altre due operazioni del genere sono state fatte anche per le stazioni e sottostazioni Enel, nella parte alta, quindi le contrade più colpite di Cacamone, Tafuri, piuttosto che nella parte bassa per andare alla discarica lungo la 65, dove anche lì sono arrivati i tecnici Enel e siamo riusciti anche lì ad evitare il peggio. Rispetto a tutto questo abbiamo vissuto una seconda fase di danni a quello comunale, danni anche alle strade che ci accingiamo a riparare, mi auguro, nel più breve tempo possibile, ma abbiamo fatto del nostro meglio. La partita che rimane assolutamente aperta, chiuso la premessa, ma la partita che oggi rimane assolutamente aperta è quella dei danni alle aziende agricole, ai nostri imprenditori agricoli. E quando parlo di imprenditori agricoli, ho detto alla presenza del presidente Emiliano, che nella fase quasi conclusiva dell'emergenza ha ritenuto di visitare i nostri territori. Quando parlo di aziende agricole non mi preoccupo solo dell'imprenditore titolare dell'azienda che va tutelata, in realtà merita tutta la nostra attenzione, ma va sottolineato un aspetto che può sembrare banale ma non lo è: se chiude un'azienda agricola non viene danneggiato solo l'imprenditore con titolo dell'azienda, ma vengono danneggiate decine e decine di operai, perché c'è un altro mondo, ci sono i braccianti che rimangono senza lavoro. Quindi è l'intero nostro territorio, un territorio a vocazione agricola che assolutamente si vuole. Questo è un lusso che non ci possiamo permettere e rispetto a questo abbiamo sin dall'inizio scritto subito al Ministero, scritto alla Regione, ribadendo l'attività che abbiamo tenuto anche dal Presidente Emiliano, che ha voluto incontrare gli agricoltori. C'è un comitato spontaneo che ha voluto essere ricevuto dal Presidente Emiliano, li hanno ascoltati, c'erano non solo i rappresentanti delle associazioni, ma c'erano anche rappresentanti del tavolo verde, comitati spontanei, quindi è tutto il mondo agricolo senza distinzioni di sigle, aderendo o meno a sindacati riconosciuti, a organizzazioni agricole, che hanno manifestato la loro assoluta necessità di aiuto. Aiuto, abbiamo ribadito, non voglio dilungarmi troppo, aiuto che deve essere
se c'è la possibilità di darlo, il governo della regione devono dire uno studio, perché gli agricoltori, molti agricoltori ce l'hanno detto chiaramente, si trovano dinanzi a un limite. Con i tendoni per terra devono capire se hanno la possibilità di ottenere un aiuto, probabilmente si fanno i conti, hanno anche, possono scegliere di rialzare, ma se non hanno un aiuto in tempi certi, un aiuto certo in tempi celeri, credo che ci sia poco da scegliere. I nostri agricoltori non ce la fanno da solo. Potremmo anche dilungarci oltre rispetto a quello della situazione di crisi che già io non ho parlato, assistiamo quindi a buona parte del nostro territorio che all'asta, quindi ci sono problemi, sono tanti, sono diversi e il mondo agricolo è in profonda difficoltà. Questa può essere la porta, il golfo portato per l'intero settore. Noi rispetto a questo abbiamo non solo come Comune di Castellaneta scritto al governo e alla regione, abbiamo preteso la loro vicinanza, ma credo che come territorio stiamo facendo un lavoro egregio, perché l'intero versante si è riunito, gli assessori all'agricoltura dei 7 comuni, con una voce unica, devo dire, mi fa piacere perché forse ci siamo meravigliati un po' tutti quanti. Gli assessori dei 7 comuni, con le associazioni di categoria, con anche i comitati spontanei, un tavolo per tutti, nessuno escluso, si sono ritrovati intorno a questo documento. Documento scritto a più mani, partito dal nostro assessore, posso dire, è stato scritto però a più mani, è stato perfezionato, c'è stato il contributo di tutti, associazioni, comitati, tavole, piuttosto che ovviamente tutti gli altri colleghi e gli altri comuni hanno dato il loro contributo, sindaci e assessori, e rispetto a questo documento noi abbiamo necessità di fare questo passaggio in consiglio comunale. Ha detto prima un luogo sacro, sì, sono d'accordo, in quale è la massima assise cittadina per dare quanto più peso possibile a questo documento, per dimostrare che le pretese, la richiesta di aiuto, la richiesta disperata di aiuto da parte dei nostri agricoltori, non ha colori politici, non ha sigle sindacali, ma tutto il nostro territorio, con un'unica voce, che su questo ci sia assolutamente l'unanimità. Dobbiamo dare quanto più forza possibile a questo documento e ha dato mandato al sindaco, questo progetto del deliberato, di sottoscrivere documenti e partecipare a tavoli tecnici perché gli enti sovracomunali mettano in campo tutte le azioni possibili e immaginabili per dare un sostegno a quello che per noi è un settore vitale. Se si blocca ulteriormente, siamo già in un momento di difficoltà, se si blocca ulteriormente il nostro settore agricolo, le aziende come datore di lavoro, ma inteso anche come bracciato, come forza lavoro, dico che è la fine per tutto il nostro territorio. Quindi la richiesta di interventi possiamo riassumere, si vengono sostanzialmente suggeriti in questo documento al presidente, io vado avanti rapidamente, possiamo dire come volete, al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Agricoltura, al Presidente della Regione, all'Assessore regionale dell'Agricoltura, piuttosto che a chi gestisce l'autorità di gestione, che gestisce il nostro PSR, il professor Nardone, vengono praticamente suggerite una serie di soluzioni, una serie di azioni che possono essere messe in campo, dall'erogazione dei contributi gestiti da AGEA, che sono legati quindi sia alla domanda 1 che al PSR, all'esenzione per gli anni 2017-2018 dei contributi previdenziali e assistenziali, l'operatore di reddito, l'agricoltore municipale, periodo determinato, la proroga delle operazioni di credito, di mutui e prestiti in scadenza del 2017, vanno prorogate necessariamente, le esenzioni fiscali legate al reddito derivante da attività agricole e da agroturistiche, sia per l'anno 2017 che per il 2018. Va abolito il diritto annuale per iscrizione al registro delle imprese per gli anni 2017 e 2018. L'esenzione dell'aliquota IVA sugli acquisti e la compensazione dell'IVA debito rimaniente dalle vendite per gli anni 2017 e 2018.
L'estensione delle esenzioni IMU anche per l'anno 2017-2018 per tutti i terreni e fabbricati che attualmente non sono esentati, che è dato quello diretto a tutti. L'azzeramento dell'accisa per carburante agricolo, per carburante agevolato all'uso agricolo per l'anno 2017. Va predisposta una dotazione straordinaria di carburante agevolato per tutte le operazioni straordinarie già realizzate, ma anche a quelle da eseguirsi ancora, perché non siamo fuori da questa emergenza. La predisposizione di un fondo per il credito d'imposta per l'IVA versata per le opere di ripristino sia delle strutture danneggiate che delle scorte di meteorologia. Predisposizione di un fondo per finanziamenti a tasso zero per le opere di ripristino sia delle strutture danneggiate che delle scorte di meteorologia. Disposizione del blocco di tutte le azioni esecutive e o giudiziarie. Se questo è firmato ovviamente da tutti i sindaci e da tutte le associazioni di categoria a volatilità, va dato atto. Se non viene dato seguito, se il governo, la regione non metterà a disposizione del nostro settore agricolo delle risorse per dar seguito a queste richieste, credo che emergerà chiaramente il settore più importante del nostro territorio, il settore produttivo più importante del nostro territorio. Io mi auguro che così non sia, io mi auguro che questa voce autorevole, non perché deve il sindaco di Castellarete che è assolutamente nella vita, ma che vede tutti i consigli comunali all'unanimità di tutti i comuni della zona, pretende con forza una vicinanza degli enti sovracomunali al nostro territorio, credo che possa sortire l'effetto sperato. Io me lo auguro fortemente, lo auguro ai nostri agricoltori, lo auguro al nostro territorio ed è per questo che chiedo che questo atto, questo documento, finisco, che verrà presentato formalmente, ufficialmente, congiuntamente, venerdì mattina al Nico della Castella Marina, la presenza di tutte le associazioni di categoria e anche dei sindaci del versante, credo che questo documento debba essere votato all'unanimità perché deve arrivare con quanta più forza possibile sul tavolo regionale e sul tavolo nazionale. Questa è la richiesta che avanzo, questo autorevole consiglio che spero che possa essere accolto. Grazie. Grazie sindaco, do la parola all'assessore Arrano. Chiedo solo due secondi soltanto. Mi ha chiamato il presidente Calazzano, questa mia associazione di categoria con quale cultura, che era stato invitato a partecipare, il quale mi ha detto di riferire testualmente che per sopraggiunti motivi personali non ha potuto venire stasera, che porta il saluto di tutto il mondo agricoltura Calabria, che condivide il documento predisposto con questo per nome del nome del presidente dottor Luca Calazzano. Ringraziamo dottore. La parola all'assessore. Sì, grazie. Allora, buonasera a tutti. Beh, io non voglio ripetere il sindaco, perderemo ulteriore tempo. Vorrei aggiungere altre cose riguardo di questo documento. Innanzitutto, penso che non sia mai successo nella storia, forse, che a seguito di un evento così importante amministrazioni comunali con le associazioni di categorie, ma soprattutto anche con l'ordine dei tecnici professionali che sono da specializzato, quindi mi riferisco all'ordine degli agronomi, all'ordine degli agrari, degli agrotecnici, tutti quanti stiamo facendo squadra. Noi, sin dal giorno dopo l'evento purtroppo, che è cominciato diciamo pesantemente la notte tra il 6 e il 7 gennaio, ci siamo sentiti e abbiamo deciso di fare squadra. Fare squadra perché stiamo piangendo troppo ormai negli ultimi anni delle calamità che stanno susseguendo. Questa amministrazione passata di perdonate questo passaggio, le ha viste tutte le calamità, la neve ci mancava. Abbiamo visto le gelate, le siccità, le alluvioni, la tromba d'aria, ci mancava una nevicata che pare di la grande ormai quella di tutti gli anni. E dicevo, ci mancava la nevicata che paga
dal 1950 sì, non si verificava così conclusa. Quindi questo atto è un appello che facciamo al governo nazionale e al governo regionale, un appello a rivedere tutto il decreto 102 del 2004. Da quando purtroppo è stato istituito il Fondo di Solidarietà Nazionale attraverso il decreto legislativo 102 del 2004, l'agricoltore si piange sempre le calamità, con il problema che purtroppo l'agricoltore è un magazzino all'aperto. Cosa comporta questo decreto? Comporta che prevede soprattutto che gli agricoltori si devono assicurare, ma riesce sempre difficile assicurarsi, sia perché le compagnie sono sempre meno disposte ad assicurare, vuoi perché gli eventi sono sempre catastrofici e con una certa frequenza, sia perché il contributo che lo Stato dovrebbe dare per contribuire a pagare i premi degli assicurati si sta riducendo di anno in anno. Siamo partiti dall'80% e siamo scesi al 60%. Sia perché c'è una burocrazia dietro che l'imprenditore, insomma, già a pochissimo tempo, andare a sindacare, sempre la solita burocrazia che diciamo che è notevole di problemi. E c'è anche l'altro discorso che purtroppo il contributo statale arriva sempre in ritardo. Siamo nel 2017 e ancora deve essere largito il contributo del 2015. Quindi ci sono tutte queste serie di problematiche che ormai scoraggiano l'agricoltore ad assicurarsi. E cosa succede? Che purtroppo l'agricoltore ha le spalle scoperte. Quindi, come diceva benissimo il sindaco, noi lo stiamo chiedendo chissà milioni di euro, fondi strutturali importanti, a parte quello, stiamo chiedendo subito qualcosa di effettivo, di concreto, che possiamo toccare con mano. La CIA quest'anno è in forte ritardo con i premi di pagamento della domanda 1, è in forte ritardo con i premi di pagamento del PSR, che devono essere normalmente già dati agli agricoltori e che ancora non sono stati dati. Bene, si attivassero immediatamente per fare questo. Così come i contributi previdenziali, che sono dei soldi che gli agricoltori ovviamente spendono ogni anno. Bene, facciamo delle esenzioni, facciamo delle riduzioni, così come tutte le altre cose, quelle si rilevano in. Quindi, ovviamente, per l'agricoltore, tutti i soldi che non sono spesi, secondo me, è come se fossero dei soldi incassati. Ora, detto ciò, lo Stato, bene, lo Stato cosa può fare? Non ci deve fare il solito decreto di calamità, perché appare che manca un passaggio importante. Oggi, e mi anticipo questa cosa che è proprio una novità, sono stati funzionari regionali qui a Castellaneta. Abbiamo fatto un giro velocemente, ma veramente velocemente, perché sapevano tutto ormai la situazione. Castellaneta si può dichiarare assolutamente calamitata per tutte le produzioni, sia gli ortaggi che quelli che avevano pendenti, oltre alle strutture danneggiate, come i vigneti, e abbiamo anche i manufatti di tipo zootecnico. Quindi, fra qualche mese vedremo comparire sulla gazzetta ufficiale che il Ministero ha dichiarato lo stato di calamità. Il problema è che entro i 3 mesi successivi dalla declaratoria il governo deve mettere i soldi, altrimenti puntualmente io personalmente, sia da tecnico che da assessore, mi ritrovo sempre a discutere con gli agricoltori e a dire anche questa volta c'è un risultato, perché puntualmente vengono decretate le calamità e puntualmente il governo non le sostiene finanziariamente. Ecco perché questo documento, oltre che mandato al governo nazionale, noi lo mandiamo soprattutto alla regione, perché onestamente faccio molto più affidamento sulla regione pubblica, perché noi abbiamo una misura, una sottomisura, la 5.2 del PSR, che prevede che ci sia un ristoro per gli agricoltori a seguito delle calamità naturali, quale è quella che è stata adesso. Detto ciò, io non aggiungerei altro, ringrazio tutti i comuni, e lo ripeto, Ginosa, La Terza, Palaggiarello, Palaggiano, Motto, Massato, le associazioni di categoria più importanti del territorio, quindi sono state coinvolte la Coldiretti, la CIA, con Famicoltura e Copano, l'Ordine degli Agronomi, il Collegio dei Diritti Agrari, il Collegio degli Agrotecnici. Noi abbiamo lavorato giorno e notte in sintonia, modificando questo documento e siamo arrivati a questo atto finale, che secondo me è un bel lavoro. Grazie. Grazie, grazie.
prego, non sapete la cosa. Naturalmente anche per questo atto noi siamo d'accordo. Non vedo qua il rimborso per quelli che hanno dovuto buttare il latte, per esempio, che hanno avuto le aziende bloccate per diversi giorni e non si poteva raggiungere, quindi il latte è stato buttato, oppure il rimborso per chi ha avuto gli animali che sono deceduti, non vedo qua. No, certo. Ascolti, e il latte è buttato, il latte è buttato. Quello che danno la produzione. Non... Allora, per le aziende zootecniche, assolutamente, tutti gli interventi che sono stati previsti per le altre aziende entrano pari pari passo per, anche per le aziende zootecniche. Il latte buttato è un danno alla produzione. Tutti i danni alla produzione purtroppo sono assicurati e quindi non rientrano nel discorso della calamità. Ma detto ciò, c'è un altro piccolo passaggio. Chi ha gettato il latte per 5-10 giorni non potrà mai raggiungere il 30% di danni, perché il passaggio tecnico io ve l'ho evitato, però c'è un agricoltore che vedo qualcuno in sala, lo conosce anche abbastanza bene. Ogni azienda agricola ha diritto ad avere un ristoro se il danno della sua attività è almeno del 30%. Allora, se per 5 giorni, 10 giorni, tu butti il latte sui 365 giorni, va da sé che non avrai mai quel 30%. Invece le aziende zootecniche rientrano per il discorso degli animali, perché se tu vedi appunto tra quelli che noi chiediamo finanziamenti, c'è quando leggi scorte vive e scorte morte, le scorte vive sono gli animali, che questo dice, però per il disco le scorte vive. Le scorte morte distruggono i concini, le reti, quindi le aziende zootecniche in questo documento entrano assolutamente. Prego, consigliere Marcosi. Tutto questo va bene, però credo che poi alla fine i tempi saranno i soliti tempi della burocrazia. Io credo che bisognerebbe trovare qualche proposta affinché questi agricoltori che hanno subito i danni possano accedere a qualche finanziamento veloce, non solo agevolato, ma veloce, cioè loro questi adesso devono cominciare a riguardare il tendone, a curare le piante giù. Quindi i finanziamenti hanno bisogno subito. Se aspettiamo come al solito i tempi della burocrazia, arriverà qualche altra unione nel frattempo e ricominceremo a lavorare. Questo, cioè trovare una soluzione affinché loro possano prendere subito i soldi e poi magari restituirli quando arriveranno i tempi di esito. Chiedo scusa, ma in questo documento già lo stiamo chiedendo. Prima delle richieste, noi stiamo chiedendo risposte certe e certe. E poi, come ho detto prima, ci sono tanti soldi che gli agricoltori avrebbero già dovuto incassare già a dicembre che non hanno ancora preso, e quindi lo Stato si può già attivare. Lo Stato già, mi riferisco ovviamente anche ai contributi a genere, lo Stato già si può attivare per le ragioni che si può attivare. Grazie, assessore. Altri interventi? Prego, consigliere. Grazie. Io, come dico sempre, devo distinguere per la mia vena un po' polemica, cioè, però faccio una piccola premessa. Nel senso che il documento lo voto, non posso votare. Sono un agricoltore, sono consigliere comunale, sono dottore agronomo. Ho poco fa comunicato il messaggio del presidente della mia organizzazione, che è il ministro. Non posso non condividere, però devo fare delle osservazioni critiche al documento e alla questione generale. Intanto, già Rocco, scusa, ma l'attivazione della misura 5.2 ha rinunciata, però non è inserita nel documento. Si poteva
si poteva fare qualcosa per insieme, non so se è ancora partito. Ma Gentiluni, perdonami, Gentiluni, non posso guardare avanti sulla 5. Io ho fatto un passaggio dove dico finanziamenti nazionali e o regionali. Quando, perdonami, tu sei un tecnico come me, se io non mando l'autorità di gestione PSR Puglia, che cosa vorrà dire? Che devono finanziare il 102 nel 2004 o devono finanziare il PSR la misura 5.2? Per me è chiaro. Documento indirizzato al Presidente della Regione Puglia, la misura all'interno del PSR c'è, oggi è 31 gennaio, quindi sono passati 24, 25 giorni dall'evento calamitoso, la misura 5.2 che deve essere immediatamente attivata ad oggi non è attiva, poiché il documento va a Gentiloni, ma va anche al Presidente della Regione, diciamo che non cambia la sostanza, io ce l'avrei inserito. Poi avete ritenuto di non inserirlo, devo fare delle osservazioni su questo, questa misura che sta a fare. Due, la questione che serve parte o non parte, lo sai meglio di me, può essere anche una valvola di sfogo per l'azienda agricola, che può essere il insediamento, che può essere il miglioramento fonte arci. Ci sono tante opportunità che l'agricoltura oggi potrebbe sfruttare. Però ripeto, queste cose non le abbiamo sicuramente descritte, le possiamo andare a dire, visto che il sindaco ormai un amico è un'epidemia, può fare una telefonatina che lo dice direttamente al Presidente della Regione, e invece di venire qua a fare le passerelle, a dire a raccontare anche qualche chiacchiera al Presidente di Milano, poteva dire altre cose in quel momento, in quella fase. Ritornando poi alla questione della viabilità del sindaco, è vero che ci sono stati una serie di interventi, c'è stata la collaborazione di tutto un mondo di persone brave con le denunce, ma io vorrei ricordare a me stesso che il prefetto di Taranto ha chiuso la SS7, la SS100, la SP, quella della Venella, aiutata dalla 10-23, grazie, e tutte le strade provinciali, e nazionali in direzione Mottola, La Terza, Palagiano, Castellarena. Cioè in pratica noi avevamo l'uscita dell'autostrada San Basilio di Ibera, però di fatto chi rientrava o doveva rientrare a Castellarena uscendo l'autostrada era bloccata, non poteva andare né a Mottola né a Castellarena né alla Terza sulla parte. Cioè avrebbe dovuto ritornare, poi si era chiusa, doveva ritornare indietro e andare magari a dormire a parte un altro posto, non lo so. Quindi a volte si fanno dei provvedimenti che sono un po' tra virgolette strani, cioè semplicissimo, chiudo la strada, ho chiuso, mi sono lavato le mani e ho risolto il problema. Un'altra questione che volevo sottolineare è che, come ha detto bene il sindaco e anche il Rocco De Valenti, che ci sono una serie di calamità impagate o sottopagate, consentitemi questo termine. La calamità del 2003 è stata liquidata, correggimi se ricordo male, intorno al 4-5% dell'importo complessivo. Cioè, fatto 100 il danno all'agricoltore, per quell'agricoltore che ha potuto avere che ha avuto un danno superiore al 30%, che ha fatto la domanda, che si è rivolto a un'organizzazione, a un tecnico, o a seguito tutto niente, dopo molti anni gli è stato riconosciuto solo il 4,5-4,6% di quello che rispettava. Quindi continuare a parlare in questo modo di aiuti all'agricoltore quando il sistema non funziona, non dà risposte immediate, cioè io ve lo dico in maniera, credo, cioè, anche dopo ogni giorno normale, sono passati 25 giorni, per noi agricoltori sono un'eternità, cioè i limiti o li alziamo, consentitemi, o li alziamo adesso, o li alziamo più, perché tra qualche mese riparte la vegetazione e ormai sarà troppo tardi, sarà inutile rialzare, quindi i limiti andranno persi. Quindi l'obiettivo qual è, come ha detto bene il sindaco, ricostituire tutto il territorio, e addirittura la geografia del territorio è cambiata. Oggi si vedono cose che prima non si vedevano perché c'era una struttura
impedita di avere la visuale. La geografia è cambiata, il territorio è cambiato, l'agricoltura è cambiata, dobbiamo ritornare a quello che c'era prima per garantire anche il lavoro agli operai. Cioè noi viviamo in un paese prettamente agricolo, se ne viene l'agricoltura vengono meno non solo gli imprenditori agricoli ma anche gli operai con tutto quello che è annesso e connesso. Quindi è fondamentale un intervento. Consentite che esprimo un parere personale, rivolgo alle agricolture pensate, non c'è niente, è difficile che avremo qualcosa, quindi se siamo in grado di ripartire, ripartiamo. E perché bisogna farlo tra l'altro subito, questo è successo a ottobre, novembre, c'eravamo anche qualche mese di tempo in più. L'evento di gennaio che ci ha consentito di tornare in azienda 10-11, perché la vita è rimasta per più di qualche giorno in azienda, e già ci ha portato dei ritardi che rischiamo di non poter più risolvere il problema. Ora, senza stare a fare, tra virgolette, polemiche, non è il momento, non è assolutamente il caso, il documento lo voterò sicuramente. L'altra cosa che si potrebbe fare, credo, è coinvolgere gli istituti di credito del territorio e non dico da sorzino, però stipulare delle convenzioni con le aziende agricole hanno subito danni con un tasso, già i tassi diciamo ultimamente sono abbastanza tra virgolette bassi, stipulare delle convenzioni per un tasso ancora più basso, cioè gli istituti di credito del territorio sensibile, in circostanza un plafond di X milioni di euro, mi ricordo nel 2003 la Banca Popolare di Basilicata dava nei prestiti alle aziende agricole, avevamo avuto un danno dall'anno 2003 al tasso del 2%, sto parlando del 2003, oggi potrebbero farlo anche, non lo so, dico una cifra, lo 0,5, visto che ormai il denaro costa un po'. È chiaro che questo magari non possono accedere tutti, chi ha problemi non potrà accedere, però è un modo come un altro per cercare di ampliare la platea degli interventi e consentire all'agricoltore un prestito agevolato, magari con quel male, perché se lo pagano forse non c'ho la produzione, non posso pagare, un prestito con quel male a tasso agevolato che mi consente immediatamente di ripartire. Nel frattempo poi, quando saranno attivate tutte le domande, tutte le procedure, uno parteciperà anche a quelle domande, a quelle procedure che si possono applicare, grazie. Sì. Volevo giusto aggiungere una cosa, Giuseppe, non per fare polemica, ma se leggiamo bene nel documento, abbiamo chiesto quindi attivare ogni possibile provvedimento regionale e o statale, avendo mandato questo documento al Ministero e soprattutto oltre che al Presidente della Regione Puglia, oltre che all'assessore, ma al dirigente dell'autorità di gestione, fa da sé che io lo sto invitando ad attivare, non voglio deviare Gentile con la misura 5.1 che magari mi interessa questo. Il discorso delle banche ci siamo già attivati, io dico sempre non dire gatto se non ce l'hai versato, quindi ci siamo già attivati con delle banche locali per vedere di poter fare, insomma, cercare di spuntare qualcosa per il territorio. Grazie. Grazie Assessore Marini, ci sono altri interventi? Presidente, prego consigliere. Grazie Presidente, io vorrei ringraziare te Gianrocco per aver avuto il merito di richiamare attorno a un tavolo l'attenzione di amministrazioni comunali, associazioni di categoria e professionisti del settore. L'attenzione è richiamarla su questa catastrofe climatica che si è abbattuta sul comparto agricolo, dando forse il colpo di grazia agli incendi, ad aziende già in crisi e desiderose soprattutto di migliorare il loro prodotto, unica fonte di ricchezza per loro ma anche per il nostro territorio. Un'attenzione volta a dare un segnale importante sia al governo regionale e nazionale, cercando anche di suggerire, come sì, come è stato fatto, ben fatto in questo documento, misure e azioni che sicuramente gioverebbero a tutto il comparto agricolo e al suo indotto. Io per indotto intendo
prodotto che va dalla manodopera ai commercianti, ai professionisti della piccola e grande distribuzione. Credo, questa è una mia solita frase, una frase che comunque ti dico sempre, credo che la politica, i tempi della politica non coincidono mai con quello dei cittadini e quindi bene fatto a focalizzare l'attenzione sulle 11, ne ho portate 11, 11 misure, 11 provvedimenti che in tempi brevi credo darebbero un po' di sollievo non solo al comparto agricolo, ma andrebbero anche a tutelare quel brand, quel tanto decantato Made in Italy, caratterizzato dal settore alimentare, e credo tu mi puoi fare del seguito, penso essere secondo dopo il marchio della Coca-Cola. Dopo Coca-Cola e Visa. Quindi io credo che alla luce di quanto detto, spero ovviamente che questo appello non cada nel vuoto, e ritengo a questo proposito di richiamare anche, ma non perché lo voglia difendere, io ero lì quando il Presidente Emiliano è venuto in comune e credo sia stato una persona che abbia inquadrato realisticamente il vero problema dell'agricoltura. Chiacchiere io credo non ci siano state, anzi io ho colto anche nell'espressione di qualche consigliera, nostra consigliera, anche un po' di malumore perché ha sentito qualcosa di reale, realistico. Cioè non dobbiamo aspettarci tanto, ma è giusto che qualcosa si faccia con cognizione di causa. Questo è quanto e ti ringrazio a nome della maggioranza. Grazie Presidente. Grazie Rocchina, ci sono altri interventi, prego consigliere. Beneficio per il nostro territorio. Auguri a voi.